chiamo Alessandro Chiorri, sono nato a Roma 11 gennaio 1974, vengo da una famiglia romana, mia madre e mio padre sono nati a Roma, e in zone diverse della città. Mia madre è nata Viale Giulio Cesare, mio padre Prima Valle. Vengo da un'esperienza familiare nella quale la guerra ha un significato forte nella crescita e nella formazione dei miei genitori, perché l'hanno vissuta da bambini. Mio padre è del 35 e mia madre è del 39, nonostante la giovane età nell'ambito della guerra, i loro ricordi sono stati sempre molto vivi, sia per esperienza diretta sia per esperienza familiare. Allo scoppio della guerra il mio nonno materno viene subito praticamente richiamato in Sicilia, mio nonno paterno, dopo aver fatto la prima guerra mondiale, perché mio nonno paterno è della fine dell'Ottocento, viene richiamato anche nella seconda guerra mondiale. L'esperienza che io ho è un'esperienza estremamente diversa da loro. Quella della famiglia di mio padre è un'esperienza, diciamo, più di resistenza e di sopravvivenza, perché nella zona dove abitavano loro, Prima Valle, la famiglia di mio padre aveva la terra, quindi avevano la possibilità di sostenersi, esisteva una comunità nella loro zona e ci si aiutava a vicenda. Situazione di mia madre è molto diversa, è una situazione di estrema difficoltà nella prima fase della guerra e di fame vera nella fase finale della guerra. Al centro di Roma ovviamente era diverso l'atteggiamento, non c'era la possibilità di autosostenersi. I ricordi di mia nonna, che mi raccontava quando ancora c'era, un ricordo vivo per esempio era del fatto che per mangiare dovevano andare fino al Santo Spirito per prendere una minestra bollente con mio zio molto piccolo, e una volta circa ogni due giorni, e cercare di riportarla a casa e sfamare tutta la famiglia con quel poco che avevano concesso, salvo la borsa nera, al quale ovviamente per condizioni economiche la famiglia di mia madre non poteva accedere. I ricordi di mia madre sono più vivi, sono ricordi di violenza vissuta proprio lì nella zona di Viale Giulio Cesare, ricordi che mia madre si è portata fino a oggi, che ha 80 anni, e del quale parla con difficoltà e vive con molta difficoltà. La famiglia di mio padre invece ha vissuto la parte più legata alla resistenza. Mio nonno a un certo punto aderisce alla resistenza, se ne va nelle Marche, un suo fratello viene ucciso dai tedeschi, un suo fratello partigiano viene ucciso dai tedeschi, e vivono questa situazione un po' più per l'impegno nella resistenza alla guerra che non nella resistenza alla fame, senza la presenza fattiva del capo famiglia. Un ricordo, forse uno dei pochi ricordi che ho di mio nonno, che era un taciturno assoluto, mi raccontava che nel momento in cui, ritornato a Roma dalla guerra e col rischio di essere nuovamente richiamato, abitavano in via Famagosta al settimo piano, e di fronte al loro balcone di casa c'era un pino molto alto, e mio nonno per giorni aveva progettato questo piano per cui, laddove fossero venuti per richiamarlo e quindi rimandarlo al fronte, lui per scappare si sarebbe buttato su questo pino dal settimo piano del palazzo di via Famagosta. E quindi la parte di mia madre è una parte più, ecco, di vera sopravvivenza. La fame è la fame vissuta da bambini così piccoli, è la percezione che ho sempre avuto da mia madre e dai miei zii, perché alla fine la famiglia di mia madre vivi. Nella mia adolescenza ho avuto rapporti con 9 zii, uno dei quali, che poi è morto nel 78 per altri motivi, a un certo punto, durante l'occupazione nazista, proprio per questa ansia da fame, scappa da Roma, scappa lontano, lo ritrovano solo molti anni dopo in una
un'altra regione d'Italia, ma ecco, la percezione proprio del bisogno di mangiare, della fame. Mia madre mi raccontava che mangiavano anche una volta ogni 3 giorni, e quindi questa è la percezione più forte e più immediata che la famiglia di mia madre riporta, e le violenze dell'ultima fase dell'occupazione nazista proprio intorno a casa loro. Dalla parte della famiglia di mio padre, le violenze più prossime e vissute in prima persona, sia da mio padre, da mio nonno in particolare, e da mio zio, il più grande, lì a Primavalle, non è tanto legata alla presenza nazista quanto alla presenza dei fascisti, che da subito, anche in un clima ancora non troppo legato alla guerra e all'occupazione nazista, da subito stabiliscono un clima di violenza e, insomma, racconti sia di mio zio che di mio nonno, che degli amici di mio padre, più grandi di mio padre, che poi hanno vissuto la resistenza dentro Roma, proprio di questa modalità per cui i fascisti impedivano il normale svolgimento della vita, anche lavorativa, delle persone che con quel lavoro, magari di sera, insomma, vicende legate a una falegnameria piuttosto che persone che lavoravano lì negli orti, dal quale avevano le uniche cose che potevano mangiare, e questo clima di violenza che da subito si è stabilito e rispetto al quale subito si è creata una resistenza di quartiere, diciamo. E questo è il clima di quella parte lì di Roma. Ovviamente, essendo così vicini a Forte Bravetta, ho ricordi sia di mia zia che di mia nonna prossimi proprio a quella situazione lì, nel clima dell'occupazione, quindi della fine della guerra. E la famiglia comunque di mio padre è legata, dal punto di vista dei parenti, anche alla vicenda delle fosse ardeatine. Mia nonna, nella fattispecie, alla ricerca di un suo prossimo, mi raccontava della situazione per ritrovarlo, con la speranza che stesse in un luogo qualsiasi, tranne lì, le fosse ardeatine, e l'attesa lunghissima sotto il caldo romano dopo la scoperta di quello che i nazisti avevano fatto, e purtroppo l'ulteriore scoperta della presenza lì della persona cercata. Mi chiamo Cozzo Paola, sono nata 11/7/1932 a via Videglia numero 55. Donna Olimpia. Nonna, come si vive a Roma nel periodo della guerra? Nel 40, sono del 32, 8 anni, siamo venuti a abitare a via Bravetta, numero via Bravetta 260, cioè prima di via Bravetta, via Casetta Mattei numero 1. Poi è scoppiata la guerra, la padrona di casa che ci aveva affittato la casa dal centro di Roma è voluta venire in campagna, e a noi ci ha mandato via, e siamo venuti a via Bravetta 260, e lì ci sono stata fino a 18 anni. Cosa succede quando arrivano i tedeschi? Dunque, a 8 anni, poi è scoppiata la guerra, quando abitavamo a via Bravetta, è scoppiata la guerra, è stato un po', però sono arrivati i tedeschi. Dico la verità, noi coi tedeschi non stavamo male, perché non ci davano nessun fastidio, erano i fascisti che ci davano fastidio. Qui erano tutti fascisti. Papà mio lavorava all'Eur, al Palazzo delle Esposizioni. Poi un giorno due fanatici l'hanno fermato e hanno detto che devi tesserare. Mio padre gli ha detto, io non sono di nessun partito, non mi dessero per nessun motivo. L'hanno purgato e menato. È ritornato a casa, ha dormito 3 giorni fuori casa, perché ha detto che puzzava, con noi non ci poteva stare. Poi sono arrivati i tedeschi. E il forte era una polveriera, Forte Bravetta, ma noi ci andavamo a giocare dentro da ragazzini, con i figli del maresciallo, giocavamo lì. A Chiapparella, all'Altalena, come niente fosse. Poi hanno fatto un campo militare, un po' più su, vicino al ministero, e lì c'erano italiani e tedeschi, tutti mischiati erano.
tutti mischiati. Sopra la casa dove abitavo io, questa baracchetta, sopra c'era la palazzina. Sul terrazzo aveva il quartier generale. Ah, ok. Ecco, la parola esatta. Con tutte le mitraglie, tutte... A fame tanta, tanta fame di tutte le specie. Fame, fame, fame. Quella l'abbiamo passata. Nonna, ci racconta di Forte Bravetta? Forte Bravetta, poi sono cominciate le fucilazioni. Tutte le mattine alle 7 si sparava. Poi abbiamo saputo di Don Morosini, che lo dovevano fucilare. Noi ragazzini, che andavamo sempre a piccar naso da tutte le parti, abbiamo saputo quel giorno che lo dovevano, il 3 aprile del 44, che lo dovevano fucilare. Al giorno alle 2, invece alle 11 abbiamo sentito spara, e l'hanno fucilato la mattina alle 11. E lo dovevano portare via. E non lo portano via, lo portano via. Allora noi tutti in gruppo, perché eravamo 26 bambini dentro quella palazzina, siamo partiti e siamo andati davanti al porto, all'entrata. È uscito sto camioncino. Non abbiamo visto niente, però il sangue l'ha lasciato la scia davanti all'entrata del Porto di Bravetta. Era morto Don Morosini. Quando bombardavano, che hanno bombardato quassù a via Cassetta Mattei, c'era una palazzina e di fronte tutto un campo, la valle, una mattina due aerei hanno fatto, aereo tedesco e uno inglese hanno fatto un duello, scontro, e uno d'aereo ha perso, caduto quell'inglese. Lui si è buttato col paracadute, a me un'ala dell'aereo sui piedi mi è venuta. Oh, questa è un'altra storia, sempre giù all'agricola, a via Pagalasino. Noi ragazzini giocavamo lì tutto. Un giorno viene il figlio del padrone dell'agricola, Gigietto, con un ragazzo. Dice, papà, io ho trovato sto ragazzo a via Pagalasino, piangeva, che è tre giorni che non mangia e non sa parlare. Dice, come non sa parlare? Dice, non parla la lingua nostra. Gli aveva detto solo che si chiamava Giuseppe. Allora, logicamente, la madre, che era caritatevole come madre Teresa di Calcutta, gli ha detto, Gigi, fallo entrare, gli ha preparato da mangiare, gli ha dato da mangiare. Dice, io... lo cercavano, insomma, questo. E lui ha detto, come famo noi? Che qui i tedeschi venivano tutti i giorni lì all'azienda, perché c'aveva il vino buono, venivano tutti i giorni a caricarsi il vino. Dice, come famo Gigi a nasconderlo qui? Questo lo trovano, ci ammazzano davanti a loro, ci ammazzano pure a noi. Come fa? C'era il fienile, tutto fatto di muro, col tetto, tutto, e dentro c'erano tutte le balle, perché c'avevano le mucche, c'avevano le pecore, c'avevano tutti gli animali di questo mondo. Al centro di questo fienile, levata una balla, avevano messo il sostegno, gli hanno fatto una cuccia come il cane là sotto. E noi, il segnale quando si avvicinavano i tedeschi, perché loro erano i suoi bisogni, dovevano fare, qualcuno gli doveva portare qualche cosa da mangiare, stava sempre là dentro. Cantavamo, che mele, sono dolce come il miele. Allora lui capiva la canzone, si nascondeva. E noi tranquilli andavamo avanti tutto fino a che è finita la guerra. E lui quando mi ha visto, Paola, dico, ma mi ha riconosciuto, dov'è la gemella? Perché io ho una sorella gemella. Dico, Marcella, stai in giro? Dico, non lo so. Ma contento quando ci ha rivisto. Io l'ho rivisto due volte finita la guerra, poi non abbiamo più saputo niente, non lo so, insomma, a fine che ha fatto. Però per noi era bello, la guerra è stata bella per noi. Non è stata brutta, perché c'erano sempre novità, non capivamo niente, c'erano sempre novità. Quando hanno sbarcato gli americani a Anzio, sono venuti a Roma con i camion e tutto, e noi ci siamo messi lungo la strada per festeggiarli, no? E ci tiravano i caramelli, le scatolette. C'era una cugina, che poi è diventato mio marito, ha preso una scatoletta di tonno in fronte, tre punti hanno messo, Maria Carazzai. Però i fascisti ci hanno dato fastidio, sì. Non potevi aprire bocca.
non potevi aprire bocca perché loro ti pesavano le parole e ti guardavano l'idea che c'avevi. E suonavano, eh? Suonavano di brutto. Sei stata alle Fosse Ardeatine? Fosse Ardeatine, poi noi, c'è anche la fotografia, finita la guerra, ringraziando il Signore. Dice, adesso andiamo a ringraziare Madonna del Divino Amore, che ha salvato Roma dai bombardamenti, perché quando hanno bombardato San Lorenzo, noi da sulla strada c'era Montarozzo, siamo saliti lì, vedevamo le bombe che scendevano da lì, che era tutto, non c'erano palazzi, non c'era niente, qui era tutta campagna, tutto verde era. E siamo andati al Divino Amore, la proprietaria dell'azienda ha ammazzato tutti i pollastrelli piccoli, abbiamo fatto una gran festa al prato sotto al santuario. Tornando indietro dice, passiamo ai Fossi Ardeatine, andiamo a visitare i Fossi Ardeatine. Con i cavalli siamo andati, con un cariolo grande, con i cavalli e tutte le donne che lavoravano lì, noi ragazzini, tutti sotto cariolo. Siamo scesi, siamo andati ai Fossi Ardeatine. Quello che c'era là dentro era una cosa atroce, proprio non si poteva vedere. Io vedo sta nicchietta, dico che c'è là dentro, entro, vedo sto scarpone, ma uno stivale così, lo tiro su, dentro c'era una gamba di quella povera gente che hanno ammazzato. Guarda che era una cosa proprio uno scempio. E che risultati, i tedeschi li sono stati proprio cattivi, guarda, lì hanno proprio perso tutto che... No, l'odore, la puzza. Era, dopo infatti l'hanno chiuso fino che non hanno portato via tutto, pulito tutto, poi facevano riconoscere i familiari che erano tanti ebrei, c'erano, tanti proprio, guarda. Era una cosa che ogni tanto vedevi sti uomini che scappavano perché passava rastrellamento, li rastrellavano e portavano via. È stato brutto, brutta, proprio brutto, quel periodo lì è stato atroce proprio. Mamma mia, guarda, ci si può pensare. Quando... E forse le Ardeatine ci hanno lasciato proprio... Infatti io non ci sono andata più, non ci ho avuto più il coraggio di andarci. Vedi, adesso hanno fatto tutto bene e tutto. Però e forse le Ardeatine... No, non c'ho più il coraggio. Quello che ho visto è stata una cosa che non ci si crede, guarda. 12 anni. E non ti scordi queste cose, queste cose che non si dimenticano. Però ripeto, i tedeschi fino allora non ci avevano dato un minimo di filo da torcere. Una sera c'era una villetta qua su dove stanno quei case bianche, la villetta di Calcagnile, e ci avevano fatto un altro quartier generale lì, lì era proprio, c'era Bonomini, padre di Loredana, che parlava tedesco, passata interprete, ha chiamato papà mio e tutto il Costantino, hanno portato due autotreni d'aranci, perché non vieni con le bambine dopo, si porta due borse e i tedeschi gli danno? Porello papà, sincera, la mangiacera, che mangiavamo di tutto quello che trovavamo, altro che i barboni. Siamo partiti, siamo andati là sera. Come siamo entrati? Il cancello era aperto, siamo andati giù alla casa. Come ci hanno visto, ci hanno puntato il mitra. Raus! Papà Porello ci ha abbracciato. Ha detto io comprare, avere i soldi per comprare l'aranci. Non hanno voluto sentire ragione. Bonomini ha detto per carità portare via queste ragazzine che queste le ammazzano, mica no. Lì pure è stata una cosa che, insomma, se la ricordiamo bene. Lui lavorava a Viale dei Milizie, tutte caserme lì sono, e c'erano i tedeschi. Un ragazzo biondo, giovane, la mattina lo chiama, papà, avere bambini? Dice, quattro ce n'ho. Avere fame? Quest'altro lo dico perché è vero. Ha preso un filone di pane, e gliel'ha sceso giù con una corda, portare ai bambini. Tutte le mattine gli regalava un filo di pane, perché papà faceva il covino e ci passava tutti i giorni lì sotto. Tutte le mattine
gli dava il pane per i bambini. Vedi, c'era pure il buono e cattivo pure lì, eh.